Dopo la polemica sull'ultimo opuscolo, giudicato razzista, che ha portato alle dimissioni del capo della comunicazione del Ministero della Salute, il ministro Beatrice Lorenzin ha aperto a Roma oggi il convegno sul Fertility Day per la sensibilizzazione sui problemi dell'infertilità. Questa sarà una giornata per interagire, per dare informazioni importanti. Molti non hanno idea di cosa significhi l'infertilità. L'informazione è importante, ha detto il ministro, soprattutto tra i giovani. La Lorenzin ha poi chiarito la dinamica della vicenda relativa alla pubblicazione delle foto dell'opuscolo ministeriale finita al centro delle polemiche. Ma quello che è veramente importante non sono le polemiche, sono i fatti. E i fatti sono che ci sono 700.000 persone che in questo momento vogliono avere un figlio e non riescono a vivere. I fatti ci sono che ci sono milioni di giovani che non sono informati su un tema di salute riproduttiva. I fatti sono che questi milioni di persone di giovani fra 15-20 anni affronteranno la loro vita d'adulto. Ed è il nostro dovere oggi metterle in condizioni di essere in salute. In contemporanea, in nove piazze italiane, la manifestazione del fertility fake. Armati di Cuscinone e Clessidra, alcuni manifestanti si sono recati all'ingresso del centro congressi per dire di essere in attesa ma di diritti, welfare, diritto allo studio, ambiente sano e adozioni per le coppie omosessuali. Informarli e si parla, è vero, spesso di donne poco di uomini. Gli uomini non sanno, non conoscono il loro corpo. Non sono cose, no? Una cosa che le volevo dire che è che c'è uno studio australiano e anche uno studio spagnolo che ha dimostrato che l'uomo, per mantenere la fertilità nel tempo, è vero, deve è usare il proprio organo riproduttivo tutti i santi giorni: cioè, più si usa, meno si rovina il DNA. Dello facciamo, facciamo un bel manifesto su questo. Non è mi vero, male. No, le sto dicendo che è una cosa vera. <ride> eh, eh, le porto queste notizie donne notizia. Le La ministra Lorenzin è inadeguata, tolga il disturbo. Lo diciamo al PD che ne riceve un danno molto grande per il suo governo, ma soprattutto per i milioni di cittadini che stanno subendo da anni una politica sbagliata, dai tagli alla sanità al Fertility Day. Allora, buongiorno a tutti, è un grande giorno di festa oggi perché l'inaugurazione della scalinata di Trinità dei Monti è una restituzione non solo ai cittadini di Roma di uno dei monumenti più rappresentativi, uno dei monumenti forse più simbolici della città, più conosciuti al mondo, ma è la restituzione di uno spazio funzionale, cioè di una scalinata che fu realizzata tra il 1723 e il 1726 per accordare le pendici del Pincio lungo via Sistina dove si affaccia la Santissima. Trinità dei Monti e Piazza di Spagna. L'arte di Bulgari è stato da 132 anni molto molto ispirato a livello creativo, a livello delle forme e dei materiali dell'arte e dell'architettura romani. Tant'è vero che i nostri gioielli più incodici, quali b -One, che richiama il Colosse o piuttosto che Diva, SDRIM che richiama i mosaici di Caracalla sono nati proprio nella testa dei nostri creativi da queste meraviglie eh, che troviamo nella città di Roma. I lavori di restauro conservativi di questa bellissima scalinata di Trinità dei Monti sono terminati. Da domani la scalinata riaprirà al pubblico e tornerà ad essere pienamente fruibile. Per questo dobbiamo ringraziare la Maison Bulgari che si è fatta promotrice del restauro di uno dei simboli di Roma, consolidando quello che è appena stato espresso, sia il fatto che la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato è possibile, è veramente possibile. Comunico che ovviamente l'amministrazione ha già preso provvedimenti e si impegnerà attivamente affinché la scala e la scalinata sia. Mantenuta il più a lungo possibile in questa bellissima nuova veste, in questo splendore, e quindi ci attiveremo da subito per evitare appunto quelle, quegli utilizzi impropri che poi hanno portato al degrado di questa scalinata prima di questo importante evento di eh, restauro. Accelerare il percorso di semplificazione promosso dal governo e rafforzare un settore che vale più di 14 miliardi di euro. È questo l'obiettivo del testo unico sul vino approvato all'unanimità alla Camera e che ora passa all'esame del Senato per l'approvazione definitiva. Una sola legge di 90 articoli che accorpa tutte le normative sparse che attualmente regolano il settore. Con questo provvedimento rendiamo il vino italiano sempre più forte all'avanguardia in Europa, commenta il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Sì, una grande soddisfazione perché poi non si trattava di una normativa di un testo di legge che riguardava pochi articoli insomma abbiamo approvato 90 articoli ma non per fare diciamo per mettere la paura agli elettori e ai consumatori ma perché abbiamo voluto diciamo intanto semplificare un settore che era diventato un dedolo inestricabile di norme leggi e laccioli e lacci poi perché abbiamo voluto valorizzare il nostro prodotto partendo proprio dai vittigni autoctoni che sono tanti in italia e che rappresentano la distintività e la ricchezza del nostro paese poi abbiamo voluto creare più trasparenza nei confronti dei consumatori perché anche loro potranno rivolgersi anche alle banche date per esempio della Dogane per capire chi è l'imbottigliatore cosa è imbottigliato, cosa ha fatto e l'altro punto fondamentale che è il quarto è quello che noi abbiamo diciamo adeguata la normativa diciamo eh, per le pratiche enologiche rispetto alle norme comunitarie devo dire che è un testo fondamentale, è un testo che è il primo diciamo, in Europa e così come l'Italia è il primo produttore in Europa di vino e di vino di grande qualità, anche noi abbiamo prodotto un grande, un grande testo frutto di una sinergia tra i gruppi parlamentari e la filiera che è stata molto attenta e che ci ha dato una mano fondamentale per avere un unico testo e per lavorare eh, assieme a noi e poi un ascolto continuo della realtà territoriale perché noi facciamo politica e la facciamo facciamo a partire dai nostri territori. Tra le novità inserite, semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione e frodi dei prodotti agroalimentari in merito alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici. È prevista una disposizione sulla salvaguardia dei vigneti storici al fine di promuovere interventi di ripristino, recupero e salvaguardia, specialmente nelle aree soggetto a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico. Nuova anche la disciplina dell'attività di anoturismo che riguarda l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso vigneti e cantine. Si prevede poi la facoltà per i vini DOP e IGP di poter apporre in etichetta la denominazione di qualità, purché autorizzati dal MIPAF di intesa con la regione competente. A tutela del patrimonio viticolo nazionale, infine, viene stabilito che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate soltanto le varietà di uva da vino iscritte al registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee. Abbiamo finalmente tolto 100 giornate di lavoro che gli imprenditori dedicavano alle pratiche burocratiche. Insomma, l'imprenditore era diventato più un commercialista, più un burocrata diciamo, che un agricoltore. Invece, così potranno dedicare tutte queste giornate che abbiamo tolto alla commercializzazione, alla valorizzazione del prodotto e a creare reddito e, nello stesso tempo, a creare occupazione. Insomma, noi in questi giorni vendemmiamo in tutta Italia, credo che sia il regalo più bello che possiamo fare a un agricoltore e ad un viticoltore. Risanamento dei conti e sostegno alla crescita sono le linee guida della politica economica del governo. Così, in una lettera al Corriere della Sera, il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan replica l'editoriale pubblicato ieri da Paolo Mieli, che lamentava un accantonamento dell'obiettivo di riduzione della spesa pubblica. Lo sforzo di consolidamento delle finanze pubbliche sostenuto dai cittadini italiani è superiore a quello realizzato da chiunque altro nell'eurozona, scrive Padoan. Il ministro non manca di rilevare che il consolidamento progressivo è una necessità inderogabile per un paese ad alto debito come l'Italia, ma aggiunge una contrazione così accelerata della spesa pubblica ha penalizzato la crescita italiana rispetto ad altre economie. Per questo il programma di riforme del governo sta progressivamente rimuovendo gli ostacoli strutturali allo sviluppo sedimentatisi in vent'anni di sostanzialità. L'inerzia. Le riforme, però, dice ancora Padoan, hanno bisogno di tempo per esplicare appieno i loro benefici. Nell'attesa, il Paese ha bisogno di una politica di bilancio che ne anticipi gli effetti attraverso stimoli mirati alla crescita e alla creazione di occupazione. La strada maestra per la riduzione del debito è la crescita della ricchezza nominale, alla quale contribuisce anche l'inflazione. Una crescita sostenuta e sostenibile, evidenzia il Ministro, che richiede misure di sostegno alla produttività e riforme strutturali, delle quali il Governo può anticipare gli effetti con una politica di bilancio giudiziosa che continua a ridurre il deficit mentre dedica risorse al sostegno degli investimenti e dei consumi. Arrestato dai carabinieri della compagnia di Pomezio, un cittadino italiano di 50 anni, incensurato che in una villetta di Arde aveva trasformato tre stanze in serre per la coltivazione di ben 250 piante di marijuana, complete di un complesso impianto di ventilazione e lampade riscaldanti, oltre ad aree utilizzate per l'essicazione della sostanza. Nell'ambito delle indagini, i militari dell'Arma hanno anche accertato che la corrente elettrica che alimentava l'intera attrezzatura per la coltivazione illegale era fornita da un allaccio abusivo alla rete pubblica e convogliata all'interno della casa in un quadro elettrico artigianale altamente pericoloso. Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pomezia, tra i numerosi prodotti chimici utilizzati come fertilizzanti e sacchi con fogli di marijuana gessiccata, hanno rinvenuto anche una bomba Molotov. L'uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso. Tutto il materiale è stato sequestrato e all'appartamento sono stati apposti sigilli. Il malvivente è stato portato in carcere a Velletri a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un altro passo verso l'ampliamento del cimitero comunale di Ardea. Dopo l'approvazione di questa estate da parte dell'amministrazione Rutula, il progetto passa adesso alla pubblicazione sull'albo pretorio comunale, atto che prelude all'adozione della variante urbanistica e dal bando pubblico. A quel punto altri privati potranno partecipare contro il promotore del project, associazione fra le due imprese, costruzioni stradali e consolidamenti, ed urso impianti. Secondo il progetto di ampliamento, le sepolture saranno 13.128 ed i campi di inumazione accoglieranno fino a 1600 salme. Prevista inoltre la creazione di un edificio d'ingresso dei locali atti alla cremazione e la novità di un'area cimiteriale dedicata agli animali d'affezione. La base d'asta per la concessione della durata di 25 anni è di quasi 18 milioni di euro con l'esenzione totale del comune di Ardia da qualsiasi spesa. Un progetto capace di guardare lontano, ha dichiarato l'assessore ai servizi cimiteriali Anna Lucia Estero, sottolineando la volontà di evitare che nel futuro la questione sia affrontata soltanto in via emergenziale. Sulla base del tasso di crescita medio del comune, infatti, l'ampliamento dovrebbe venire incontro comodamente alle esigenze previste, con la stima di decessi che dovrebbe attestarsi intorno alle 10.000 unità nel prossimo ventennio. Si continua a parlare della nuova ipotetica discarica in zona Lacogna d'Aprilia. Un nuovo sopralluogo da parte dell'arma dei carabinieri è stato effettuato nelle scorse ore. Il NOE, Nucleo Operativo Ecologico di Roma, è stato impegnato in operazioni di controllo nel territorio della futura discarica prevista in via Savuto. Il luogo non è stato l'unico sottoposto ad accertamenti in quanto si aggiunge ad altri tre siti che la Regione Lazio in un documento del 2012 ha classificato come ad altissima priorità. Oltre a Lacogna, tra i luoghi che necessitano urgentemente di interventi per prevenire danni ambientali figurano l'ex cava in località Sassi Rossi e la discarica in località Santa Pollonia. Le tre aree risultano inquinate a causa di rifiuti ingombranti interrati, di inerti e rifiuti solidi urbani. A queste si aggiungono inoltre la zona della Recordati a Campoverde a rischio di inquinamento da sostanze chimiche, l'area Caffaro i cui danni ambientali sono causati dalla presenza del piombo e la zona della Ecolmaci a Prati del Sole presso Via Genio Civile. Gli ultimi tre siti attualmente sono stati declassati a priorità alta senza tuttavia interventi di bonifica. Si attendono quindi ulteriori dettagli su ambiti ed esiti dell'ultimo intervento del nucleo operativo ambientale. Arrestato dai carabinieri della compagnia di Pomezio, un cittadino italiano di 50 anni, incensurato che in una villetta di Arde aveva trasformato tre stanze in serre per la coltivazione di ben 250 piante di marijuana, complete di un complesso impianto di ventilazione e lampade riscaldanti, oltre ad aree utilizzate per l'essicazione della sostanza. Nell'ambito delle indagini, i militari dell'Arma hanno anche accertato che la corrente elettrica, che alimentava l'intera attrezzatura per la coltivazione illegale, era fornita da un allaccio abusivo alla rete pubblica e convogliata all'interno della casa in un minuto quadro elettrico artigianale altamente pericoloso. Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pomezia, tra i numerosi prodotti chimici utilizzati come fertilizzanti e sacchi con fogli di marijuana gessiccata, hanno rinvenuto anche una bomba Molotov. L'uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso. Tutto il materiale è stato sequestrato e all'appartamento sono stati apposti sigilli. Il malvivente è stato portato in carcere a Velletri a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un altro passo verso l'ampliamento del cimitero comunale di Ardea dopo l'approvazione di questa estate da parte dell'amministrazione Rutula, il progetto passa adesso alla pubblicazione sull'albo pretorio comunale, atto che prelude all'adozione della variante urbanistica e dal bando pubblico. A quel punto altri privati potranno partecipare contro il promotore del project, associazione fra le due imprese costruzioni stradali e consolidamenti ed Urso Impianti. Secondo il progetto di ampliamento, le sepolture saranno 13.128 campi di inumazione accoglieranno fino a 1600 salme. Prevista inoltre la creazione di un edificio d'ingresso dei locali atti alla cremazione e la novità di un'area cimiteriale dedicata agli animali d'affezione. La base d'asta per la concessione della durata di 25 anni è di quasi 18 milioni di euro, con l'esenzione totale del comune di Ardia da qualsiasi spesa. Un progetto capace di guardare lontano, ha dichiarato l'assessore ai servizi cimiteriali Anna Lucia Estero, sottolineando la volontà di evitare che nel futuro la questione sia affrontata soltanto in via emergenziale, sulla base del tasso di crescita medio del comune. Infatti, l'ampliamento dovrebbe venire incontro comodamente alle esigenze previste, con la stima di decessi che dovrebbe attestarsi intorno alle 10.000 unità nel prossimo ventennio. Si è tenuta ad Aprilia presso la Sala Ragazzi della Biblioteca Manzù la conferenza di presentazione del progetto Evasione Zero, finalizzato al contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi locali. Un doppio fenomeno dai numeri allarmanti. In base agli accertamenti, circa un terzo degli apriliani non paga la bolletta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per un'evasione totale pari al 20% più un 30% di elusione, che fanno di Aprilia il comune all'ultimo posto tra quelli con lo stesso numero di abitanti con ammanchitari che, stando alle stime, arriveranno a circa 4 milioni di euro. Al centro dell'incontro l'abbattimento di queste cifre attraverso un lavoro di raccolta dati, invio di solleciti e un'opera di sensibilizzazione sociale. In rappresentanza dell'amministrazione comunale è intervenuto il sindaco Antonio Terra, che ha aperto i lavori, e l'assessore alle finanze Roberto Mastrofini, che ha poi illustrato i numeri, le finalità, le cifre e gli obiettivi dell'iniziativa. Il progetto riguarda principalmente tari... Eh, in prima battuta Tari e Dici in seconda battuta. la TA principalmente è focalizzato sull'evasione totale. Quindi andiamo a, a, ad analizzare le nostre banche dati incrociandole con tutte le banche dati esterne ed interne per individuare eh, evasori, principalmente quelli totali. Siamo partiti da, da perché questo? Perché da un'analisi che abbiamo fatto abbiamo evidenziato che. Eh, noi abbiamo circa 25.500 eh, utenze eh, per l'ATARI e circa eh, 33.000 immobili censiti sempre per l'ATARI. Facendo un'analisi, incrociando le varie banche dati, partendo dal dato catastale, poi vedremo nel dettaglio tutti gli altri, eh, abbiamo verificato che nel catasto, ad esempio, abbiamo circa 45.000 utenze immobiliari, quindi immobili, contro i 33 che noi abbiamo attualmente registrati e eh, stessa cosa per quanto riguarda i metri quadrati una differenza di metri quadrati a ruolo eh, di circa un terzo cioè un terzo in più l'assessore Mastrofini si sofferma poi sulle tempistiche e sui primi risultati dell'intervento eh, abbiamo fatto partire eh, questo progetto in collaborazione con la società che ha vinto una gara d'appalto e già nei primi mesi insomma abbiamo partito ad agosto e abbiamo già Uh, grazie al lavoro degli uffici e in particolar modo anche all'Ufficio all Ambiente l'incrocio all con i dati dell'Ufficio Ambiente per la differenziata siamo riusciti ad ottenere eh, già ottimi risultati i primi, a parte i 2 milioni e mezzo accertamenti fatti di euro eh, nel mese, insomma, in questi primi mesi agosto e settembre eh, in particolar modo ora partiranno circa, eh, tra tutto diciamo 10.000 lettere complessivamente, tra cui le prime 7400 saranno informative di famiglie residenti che sembrerebbero non in regola. Insieme al sindaco Terra e al dirigente Francesco Battista, l'assessore Mastrofini ha poi chiarito il concetto importante dell'equità: pagare tutti, pagare meno. Anche tramite l'ausilio della piattaforma Login PA. Che permette l'incrocio di diverse banche dati ed una più ampia panoramica sul meccanismo degli accertamenti. I dati al riguardo sono eloquenti. 216 le famiglie residenti non iscritte al ruolo TARI ma con conferimenti all'ecocentro e 119 quelle non residenti, 37 quelle iscritte all'albo dei compostatori ma senza un ruolo TARI e oltre 1500 i nuclei familiari non TARI ma richiedenti kit per il differenziato, raccolto poi da 610 famiglie non residenti e non iscritte al TARI. E ancora, sono superiori ai 2.500 le utenze cessate su cui è però necessario un controllo per riscontrare eventuali evasioni, e sopra le 7.300 unità le famiglie che non ricadono nelle casistiche, ma comunque non iscritte al ruolo Tari. Cifre elevate e un unico scopo, ridurre al minimo il numero di privati e aziende che non pagano i tributi, come chiarito dall'assessore Mastrofini. L'obiettivo è quello di arrivare da qui a sei mesi a eh, normalizzare il tutto per arrivare a circa 30.000 utenze rispetto ai 25.500. Ciò, ciò ci consentirà quindi di poter spalmare i costi eh, del servizio su una platea di utenti più ampia, quindi degli attuali 25.000 sui 30.000. E quindi eh, l'obiettivo finale ovviamente è quello di rendere più equo eh, il sistema tributario e quindi stiamo lavorando proprio per questo, per cercare nel 2017. Che era l'impegno che ci siamo presi nel 2016, di eh, rivedere le tariffe, eh, grazie appunto a contrasto all'evasione e all'implementazione ormai su tutto il territorio della differenziata. In sette settimane completiamo, quindi diciamo in due mesi, completiamo, quindi ottobre-novembre, questa attività di, eh, come dire, di collaborazione col cittadino per cercare di capire se effettivamente è in regola oppure no. Dopodiché. Oltre a fare l'accertamento per gli anni pregressi verrà emanato a dicembre un ruolo suppletivo, quindi il ruolo suppletivo andrà immediatamente a dicembre, quindi con il ruolo 2017 questi saranno già tutti quanti censiti.